CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. Buon sabato ai nostri ascoltatori, edizione delle ore 12 del notiziario locale qui da Radio CBSN in studio Piero Vasta. Abbiamo più volte in questi giorni parlato del Festival della Letteratura di Viaggio con varie iniziative a fine ottobre a Brindisi e nei primi giorni di novembre ad Ostuni. Ieri sera è stata inaugurata presso il Museo Diocesano la mostra In Viaggio con Ugo Pratt, Corto Maltese, Ulisse e gli altri. Questa sera invece segnaliamo alle 19:30 presso il Palazzo Municipale dove si parla di cantautori italiani con il critico musicale Gino Castaldo, che tra l'altro poi ritorna domani domenica per parlare dell'album uscito 50 anni fa, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. San Michele Salentino, tra la popolazione si parla ormai da giorni di una probabile chiusura dell'ufficio sanitario locale. Sull'argomento abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco Giovanni Allegrini. Non c'è nessuna imminente chiusura nella maniera più assoluta. La stessa voce è arrivata anche a me, mi sono immediatamente attivato, così che mi sono interfacciato con il direttore generale della ASL, il dottor Maurizio Denuccio, e con i responsabili dei dipartimenti e l'area tecnica, quindi ho raggiunto la direzione sanitaria insieme all'assessore alla sanità Tonino Scatigni. Abbiamo fatto questo incontro per capire e per chiarire, perché se i cittadini sono preoccupati, io lo sono molto di più, in quanto in primis va garantito il servizio sanitario tutto ai disabili, ma poi non si può lasciare un comune senza servizi sanitari. Ma l'ASL ci ha spiegato e ricordato come sta la situazione. E volevo ricordare ai cittadini, per tranquillizzarli, che nel 2020 l'ASL ha deciso di fare un investimento importante presso i nostri uffici sanitari con un intervento PNRR di oltre 700.000 euro per trasformare quegli uffici in casa di comunità, quindi con attrezzature di diagnostica di ultima generazione per dare servizi di un'assistenza sanitaria più adeguata e al passo con i tempi, che risponda all'esigenza di tutti i nostri utenti. Il direttore ci ha detto attraverso l'area tecnica che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono previsti non prima di febbraio-marzo 2024. Non è stata disposta nella maniera più assoluta nessuna chiusura, lo ribadisco per tranquillizzare ovviamente tutti quanti, e abbiamo già ragionato, confrontandoci insieme alla direzione sanitaria, su altri locali all'interno di San Michele Salentino dove spostare ovviamente i servizi di qualche mese. Stiamo valutando insieme all'ASL di mettere a disposizione alcuni locali comunali per garantire sia la postazione della guardia medica che garantirà il servizio e soprattutto anche per continuare a garantire la prevenzione, che è una priorità dell'ASL, ma è una priorità soprattutto nostra, quella di stare quanto più vicino possibile agli utenti e ai concittadini, continuando a garantire i servizi sia per quanto riguarda le vaccinazioni sia per quanto riguarda le consegne dei presidi ospedalieri, dei presidi medici di cui hanno necessità tanti concittadini. Ed era il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini. Ritorniamo ad Ostuni per ricordare che l'associazione Pablo Neruda invita tutti i cittadini di Ostuni e oltre a unirsi ad una manifestazione per la pace e contro il massacro della popolazione palestinese. In programma questa sera alle 18:30 in piazzetta Sant'Oronzo. I partecipanti sono invitati a portare torce e altri strumenti luminosi per testimoniare la possibilità di una luce in mezzo all'oscurità di questi tempi. E dopo il grande successo di pubblico del doppio appuntamento nel Teatro Don Bosco di Brindisi, lo spettacolo di danza Spettri va in trasferta. Appuntamento domani sera a Torre Santa Susanna alle ore 18 nel Teatro Comunale. In scena esibizione di alcuni detenuti della casa circondariale di Brindisi con danzatori professionisti dell'associazione Alfa Zeta TL. Quest'oggi 4 novembre in tutti i paesi si è celebrata con cortei e cerimonie la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Anche San Vito si prepara a celebrare il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, come dicevamo, delle Forze Armate, in ricordo
della fine della prima guerra mondiale e dell'armistizio di Villa Giusti. Nel pomeriggio appunto di quest'oggi, qui a San Vito, la cerimonia ha questo programma: alle 15.45 il raduno in piazza Leonardo Leo, alle 16 la partenza del corteo alla volta del monumento ai caduti, la deposizione di una corona di alloro, gli onori ai caduti e a seguire gli interventi delle autorità. Al rientro poi naturalmente con il corteo si ritorna in piazza Leo. Restiamo a San Vito per ricordare che questa sera alle 18.30 presso la parrocchia di Santa Maria delle Mercedes cerimonia per accogliere il nuovo parroco padre Nunzio Masiello dell'Ordine dei Mercedari, tra l'altro anche un sanvitese. Padre Nunzio, dopo varie esperienze anche all'estero, arriva dopo la impegnativa esperienza pastorale presso la parrocchia dei Frati Mercedari situata nei quartieri spagnoli di Napoli. Questa sera in chiesa la solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Giovanni Entini, arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni. Chiudiamo ricordando alcuni mercatini che sono in programma domani: uno a Francavilla Fontana, il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, a Francavilla si tiene in viale Vincenzo Lilla, e anche qui a San Vito c'è l'ormai consueto appuntamento della prima domenica del mese con Antigua presso l'ex Fadda. Tutte e due si svolgono nella mattinata. Bene, prima di chiudere ricordo che questa edizione è possibile ascoltarla anche in podcast sul canale YouTube Apulia Radio TV. E per quanto riguarda la nostra programmazione, un altro appuntamento che si aggiunge qui a Radio CBSN questa sera alle 19, un grande ritorno di un bravissimo DJ, nonché nostro amico Marco Sapiens, quindi ascoltatelo, ricordo, questa sera alle ore 19. Ed è tutto per questa edizione unica del nostro notiziario. Appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno. Grazie a tutti per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui apuliawebtv.it.